Rau Calzature, lo storico marchio cosentino che cammina con noi dal 1932. Stile italiano su prodotti esclusivamente italiani. Rau è moda, elegante e sportiva per la donna e l'uomo di oggi. Leader nella linea Comfort. Punti vendita in Piazza Kennedy e Corso Mazzini 19. Outlet in Via Miceli 7 a Cosenza. Signore, siamo giunti alla 45esima puntata di questi nostri incontri settimanali che mi gratificano ogni volta col vostro calore che mi esternate sia via mail che personalmente incontrandoci magari per strada. Questo è il bello di una televisione appunto familiare, di servizio, ecco, noi la chiamiamo la televisione dell'area urbana cosentina. Bene, per riprendere i nostri incontri, le nostre chiacchiere salottiere, parlando prevalentemente di attivismo culturale, di eventi e non eventi, abbiamo oggi il piacere di avere in studio un operatore, un'operatrice culturale che non si ferma alla sola egida, alla sola parvenza, alla sola dicitura, come si suol fare. Ormai si organizza un'associazione, si organizza un gruppo, però poi la produttività magari lascia molto a desiderare. Invece oggi abbiamo il piacere di parlare con una persona che da ormai 10 anni, ma ce lo specificherà meglio lei, porta avanti un'attività culturale d'arte e cultura che ormai insomma, può vantare nel suo palmarès decine e decine di appuntamenti, decine e decine di incontri, di eventi, oltre che e diciamo più che oltre che a partire dai vari vernissaggi, dalle varie mostre d'arte che continua ad ospitare nella sua galleria. Abbiamo il piacere di avere in studio Miriam Peluso. Ecco, dopo tutta questa premessa che non ha voluto comunque esaurire tutto ciò che dovremmo dire sull'attività di appunto le Muse Arte, che tra le altre cose ci pregiamo di avere tra gli sponsor storici di questa nostra trasmissione, che tra le poche appunto che vengono sponsorizzate proprio per la diciamo per il la individuazione culturale, ecco, che si prefigge. Allora, Miriam Peluso, benvenuta innanzitutto. Grazie Rino. Secondo me tu hai detto. Ho fatto solo la giusta premessa. Troppo. La giusta premessa. Ti ringrazio per aver ricordato, diciamo, l'attività. Che parte quando? Ecco, facciamo un piccolo escursus. Allora, la galleria ormai ha 11 anni e quindi, insomma, ha accumulato un bel po' di esperienze da questo punto di vista. L'associazione è stata costituita nel 2004, quindi anche questa attività, diciamo, nel tempo è cresciuta e questo è stato possibile perché ha avuto una risposta sempre positiva da parte della città ed è molto molto supportata da un bel numero di relatori che si propongono vicendevolmente e per cui fanno sì che è possibile sviluppare una serie di varie tematiche. Quindi praticamente c'è un'equipe di intellettuali che poggiano sull'associazione proprio certamente, per sviluppare anche i loro percorsi, diciamo. Certamente, tutto. Anzi colgo l'occasione, non li nomino perché sono tanti e li ringrazio in maniera, ringrazio tutti. Sì. E devo aggiungere anche questo, ogni qualvolta si tiene un evento in galleria, e quindi perché l'associazione è ospitata dalla galleria, io
invito sempre i presenti a farsi portatore loro stesso di altre occasioni, di altre opportunità. Per cui questa situazione permette sempre più di allargare il nostro bacino, chiamiamolo con un termine molto brutto, il nostro bacino di utenza. Certo. E questo è anche uno stimolo, perché ti mette alla prova, facendo sempre molta attenzione a non scadere, a parlare di tematiche che comunque sono sempre, o che riguardano il passato o il presente, sempre di grande attualità, di grande spessore culturale e che coinvolgono, molto gli ascoltatori, coloro i quali si recano presso la sede di Piazza Santa Teresa a Cosenza, e a volte posso testimoniare che abbiamo dovuto anche allungare le sedie oltre la porta d'ingresso, per cui questo è tutto a vantaggio e in merito appunto dell'organizzazione, ogni organizzazione di razza punta su un cavallo di razza, cioè il trainatore, la trainante, in questo caso è senz'altro la presidentessa, che è appunto Miriam Peluso. In sostanza, come ogni organizzazione, c'è chi deve tirare proprio la carretta anche in maniera materiale del termine, no? Perché c'è anche fatica ad avviare iniziativa, ad avviare a promuovere eventi. E tra i tanti successi, tantissimi che l'abbiamo globalmente annoverati all'inizio, in realtà noi adesso dobbiamo parlare di un fatto che ha interessato i mass media e la cronaca proprio di questi giorni, cioè c'era una grande attesa per un evento che sarebbe stato uno degli eventi clou forse dell'attività dell'associazione, cioè una serata in omaggio a Totò, al grande principe Antonio De Curtis, con la presenza appunto della figlia Liliana De Curtis, che ricordiamo è l'unica, la legittima erede, la figlia, l'unica figlia di Antonio De Curtis, che avrebbe disvelato con un'ottica nuova e molto innovativa e molto, molto poco conosciuta, degli aspetti appunto del suo papà, che in realtà tra la visione cinematografica o la lettura delle poesie che ha prodotto Totò poco riesce ad evidenziarsi. Quindi sarebbe stata una serata molto, molto innovativa, molto originale, con la presenza anche di Gisella Sofio, un'attrice, una caratterista che ha recitato insieme a Totò e a tanti altri registi, con un opinionista e con il cantante Claudio Carluccio, che avrebbe rimembrato le più belle canzoni napoletane appunto scritte da Totò. I manifesti sono affissi per tutta la città, la stampa ne ha parlato a grandi lettere. A un certo punto però, motivi tecnici, almeno così è stato espresso proprio con un comunicato ufficiale da parte delle Muse Arte, si è annullato lo spettacolo o rinviato a data da destinarsi? Ecco, questa è la prima domanda. Annullato o rinviato a data da destinarsi? Perché interessa molto i tuoi. Allora, intanto fammi dire pure un po', cerchiamo anche di capire com'è che questo spettacolo, questo doveva arrivare a Cosenza. È un lavoro che sto seguendo da un anno, perché lo scorso anno mi sono recata in Toscana e lì ho avuto l'opportunità di vedere la prima uscita di questo lavoro, che ho trovato di grandissima qualità. Che è abbinata all'uscita del libro. Ma la femmina era uscito già l'anno precedente. Diciamo, lo spunto parte dal libro, che è un omaggio, è un libro scritto a quattro mani dalla figlia di Totò, da una giornalista, in questo momento non ricordo il nome, e proprio per dare un tributo, è un tributo alla mamma che è un personaggio, e poi c'è tutto quello che era sul Sema la femmina, questa canzone è stata dedicata alla Pampanini, ma in realtà dal libro risulta, da una lunga documentazione, che era stata dedicata alla mamma.
insomma. È una storia molto particolare, ma diciamo questo era solo un pretesto per poi in realtà parlare della figura di Totò, che naturalmente è un pezzo di storia del nostro cinema. E proprio di recente, mi pare circa un mesetto fa, ho ricevuto anche una testimonianza da parte del Senato, è stato premiato. Quindi come si fa? Anche perché chiunque vede un film di Totò, io per prima non cambio canale, è sempre un piacere rivederlo, eccetera. Fa parte della storia del nostro cinema, anzi nei 150 anni. Io penso che comunque, poi ne parlerò dopo, ricorderò anche nella mia galleria il cinema nei 150 anni. Quindi quindi mi sembrava una cosa fatta di, insomma, particolarissima, anche perché una cosa nuova, non vista. Anche la presenza di Gisella Sofri aveva un significato, perché artisticamente chi l'ha scoperto è stato Totò. Quindi era tutto un insieme di tanti elementi, da quello affettivo della figlia, da quello del cinema, che veniva spiegato dalla Gisella. Che sarebbe Gisella stato evocato da alcune immagini. Sì, diciamo, era un evento costruito da vari aspetti, non l'ultimo quello musicale, per cui Carluccio, che diciamo quello che ha creato, fatto sì che potessi entrare in questo, in questo contesto, venivano cantate molte canzoni inedite di Totò. E quindi chiaramente era un evento molto particolare. Era dopo un talk show di alto pregio, mi ero permessa di invitare come conduttore di affidarlo a Rino, che insomma è un esperto capace di dare il meglio di sé. Quindi si è costruito nel migliore dei modi, è stato affidato a un'agenzia che di mestiere fa queste cose per poter pubblicizzare quanto più questo evento. Quando siamo andati, io ho scritto perdonami, io ho dovuto anche di motivi tecnici, probabilmente ci sono state pure, perché bisognava creare il Teatro Morelli, che come associazione mi era stato, diciamo, ospitato. Mancava di qualche cosa, quindi ci sono anche dei motivi tecnici per cui io non sono esperto in questo campo, mi sarei dovuto anche occupare di alcune cose tecniche, ma il vero motivo, qui adesso ve lo dico, non abbiamo raggiunto un congruo numero di spettatori per un evento di questa portata, per cui non me la sono sentita di offrire un teatro a metà. Prevalentemente ai protagonisti. Che si sarebbero trovati. Non mi è piaciuto come la. Cioè, io davo della città di Cosenza un'immagine che non risponde a queste. Al vero. Troviamo probabilmente in questo momento che la città è presa. Politicamente ci sono tante situazioni, naturalmente noi non prevediamo il futuro, non sapevamo che c'era il ballottaggio, si sono create una serie di situazioni che non so fino a che punto giustificano, ma non so neanche pubblico fino a che punto si possa andare dietro a queste cose per dare quasi per giustificarci. Sì. Io direi tra le righe che forse abbiamo avuto siamo stati anche un po' presuntuosi cogliere questa opportunità, che naturalmente aveva anche un costo minimo, ma l'aveva, perché questo è uno spettacolo per cui il ricavato doveva servire per pagare lo spettacolo, non avendo nessuno sponsor se non nell'ospitalità del Teatro Morelli, dove peraltro, essendo la presidente di un'associazione, ho fatto una regolare richiesta. Di questo le ringrazio, perché comunque un'opportunità mi era stata data, non è stata poi ripagata in ugual misura dalla città dei Cosentini. Diciamo che qui apriamo forse una parentesi che dovremmo evidenziare. A Cosenza c'è un susseguirsi di eventi, e questo dà la cifra del dinamismo culturale in città, senz'altro positivo, però c'è
un certo numero abbastanza possente di eventi finanziati ora da questa istituzione, ora da questa organizzazione, ora da questo, ora da quell'altro. Quindi tutto finanziato, tutto pagato, per cui tante volte l'ingresso a teatro è gratis. Forse questo in una certa misura ha disabituato lo spettatore a recarsi in teatro pagando un regolare biglietto, perché insomma la vera qualità, la vera arte ha un costo ed è giusto che venga pagata. Insomma, non c'è da meravigliarsi su questo. Forse il pubblico è un po' disabituato. Lo abbiamo notato da molte mail che ho ricevuto io personalmente, altrettante ne hai ricevute tu, chiedendo se l'ingresso era a pagamento o non era a pagamento. Cioè, uno spettacolo che porta degli artisti veri e che ha una certa essenza e una certa consistenza, è ovvio che ha un costo che deve essere supplito dal biglietto che si paga all'ingresso, come in tutte le città del mondo, e quindi è bene che anche a Cosenza ci ridimensioniamo un po' su questa pratica di poter entrare o di voler entrare in teatro semplicemente così, con la presenza, ma senza lasciare neanche un obolo. Ecco, questo è diseducativo, diciamo, lasciatemelo dire. Adesso colgo spunto di quest'ultimo episodio, però è un fatto che insomma si protrae un po' da un po' di tempo ed è bene, ecco, soffermarci a riflettere su questa cosa. Chiuso questa parentesi, ritorniamo all'attivismo invece, ai successi che ha maturato le Muse Arte, non ultimo, ne abbiamo parlato anche nella puntata precedente, intervistando Vincenzo Ziccarelli, che guarda caso l'ultimo suo lavoro l'ha presentato per conto di le Muse Arte, appunto in quel di Capri, sulla figura di Tiberio, che sappiamo che è l'imperatore romano che ha vissuto negli ultimi anni della sua vita proprio nella splendida isola di Capri, e dove le Muse Arte, guidate da Miriam Peluso, da un po' di anni effettua questo quasi gemellaggio, questo confronto continuo tra la città di Cosenza e quella di Capri. Intanto colgo l'occasione per ringraziare l'emittente, naturalmente te, e anche i relatori che ancora una volta si sono prestati a venire a dare notizie e quindi ad informare e a fare anche un breve excursus di quello che si è trattato a Capri. E da qui colgo anche l'occasione per informare i telespettatori che certamente il prossimo anno ritorneremo sul discorso di Tiberio, perché mi sembra che insomma un solo evento sia troppo poco, anche perché negli anni precedenti abbiamo dedicato 2 anni alla Calabria. Quest'anno quindi riproponiamo il tema su Tiberio e da altre angolature. Sto anche cercando, oltre ai nostri bravissimi relatori, di prendere contatto con la Conchiglia, che è la casa editrice di Napoli, che segue molto naturalmente tutta la storia dell'isola e quindi in modo particolare anche Tiberio, e mi parlava degli ultimi studi di uno storico francese che adesso andrò, insomma, cercherò di informarmi per poter poi ulteriormente approfondire questo tema. E come qui ha detto già Vincenzo, che diciamo ha molto apprezzato quest'idea e ha avuto anche un bellissimo riscontro da parte del pubblico, infatti ci hanno invitato per il prossimo anno a portare proprio questo lavoro, che attualmente sarà ulteriormente rafforzato, e soprattutto sulla figura di Giulia, perché Ziccarelli è rimasto fortemente emozionato dalla figura femminile di Giulia, sì. Fare uno spettacolo proprio a Villa Iovis. Quindi io vorrei riproporre. Iovis, ricordiamo al pubblico che il front-end. Il front-end, diciamo, dell'associazione Le Muse Arte a Capri è la. Il museo Ignazio Ogerio, dove abbiamo già, stiamo preparando una documentazione legale per fare questo interscambio interculturale tra l'associazione Le Muse di Cosenza e il museo Ogerio. Già avevo avviato un certo discorso di visite anche con l'istituzione di Capri, poi diciamo si è interrotto un po' tutto per via delle elezioni, anche per l'indisponibilità del sindaco, perché aveva altri, non poteva essere qui, però voglio farlo con tutti i crismi. Certo, io non ho la forza di fare un gemellaggio, non mi compete a me, tra le due città,
Però per quanto riguarda... Ma diciamo che è conseguenziale, questo, perché questo comunque... Poi è chiaro, il sindaco veniva, diciamo, l'istituzione, la municipalità di Capri, veniva perché è invitata da me a fargli conoscere, cioè, la città. Conseguenzialmente so che soprattutto tenevano moltissimo ad andare al santuario di San Francesco di Paola. E quindi era anche nell'itinerario. Ritornerò sull'argomento. Anche perché a Capri c'è un antico monastero intitolato proprio a San Francesco di Paola. San Francesco, cioè, è andato dappertutto, ha valicato i confini. Molto quindi, venerato, diciamo, chiaro, anche forse dovremmo venerarlo di più noi, sì, e farlo conoscere di più ai giovani. E quindi chiaramente, cioè, quindi, oltre all'evento che già mi sono proposto per il prossimo anno, che richiuderà questo discorso su Tiberio, e mi auguro che Zicarelli, diciamo, dia ancora la sua disponibilità a rivedere il lavoro, perché adesso è stata una lettura, io invece vorrei portarlo proprio come in maniera teatrale, ma lo ha affermato lui stesso teatrale, in questa nel senso sede. Proprio fare una scena, quindi anche perché loro lì hanno una bella sala, e possiamo proprio riproporre le situazioni, il luogo, proprio quindi in costume, quindi va approvato. Benissimo. E quindi questo è quello che vorrei fare il prossimo anno. Che al di là della valenza, cioè, che l'interscambio culturale, che peraltro ho aperto anche un interscambio con, questo mi fa molto piacere, con la Fondazione Padula, infatti in occasione di uno degli eventi, adesso si apre una parentesi, io sto portando avanti dal mese di novembre scorso, e penso che andremo anche, non credo di poter portare a termine tutte le conversazioni, tutti i relatori che sono in calendario, quindi probabilmente andremo anche all'anno successivo, giusto a gennaio, perché io ho cominciato a novembre. Tra le varie conversazioni per ricordare i 150esimi dell'Unità d'Italia, ho avuto ospite anche Armando Algeri, che come tutti sapranno è un grande studioso di Padula, infatti si deve proprio a lui la Fondazione Padula, poi naturalmente oggi portata avanti brillantemente dal professore Cristofaro. E in occasione della poesia patriottica risorgimentale di Padula, ho avuto un ospite anche a Cristofaro, dove lì abbiamo anche simpaticamente, anche se in maniera ancora informale, creato una collaborazione. E anzi lo ringrazio pubblicamente, perché mi ha mandato dei libri su Padula, e adesso mi appresterò a creare, diciamo, metterli, ordinarli per bene in galleria, una piccola biblioteca, per cui in galleria si potranno venire a consultare. Bene. Quindi io vado alla ricerca di, perché mi rendo conto che da solo non si va da nessuna parte, sei anche una presunzione. Ma finora sei arrivata però di coinvolgere sempre più questo discorso delle associazioni. Sono legata di recente con la, diciamo, collegati con la Xenia. Questo discorso di fare soprattutto rete, questo voleva essere anche il mio messaggio politico, poi non se ne è fatto niente. No, ma il discorso era, non ne dobbiamo neanche era parlare. No, perché mi hanno scritto le cose che forse non mi non appartenevano, ne dobbiamo parlare in però questa il sera. Discorso, diciamo, dell'associazionismo, ma non a parole, di fatto, e anche per non creare quelle situazioni antipaticissime. Nella stessa giornata una cara amica si deve dividere a metà. No, non vabbè, questo ormai dobbiamo deporre le armi. Dato, cioè, che siamo quasi in chiusura, perché il tempo vola, Miriam, i tempi televisivi purtroppo sono inesorabili, appunto. È un'annunciazione su Vidal. Perciò, quindi, in realtà, diciamo che l'attivismo culturale si estrinseca in senso proprio concreto, perché hai potuto collezionare tanti eventi. Adesso stiamo enunciando solo le ultime, diciamo, programmazioni, ecco, in atto nell'associazione. Ritorniamo però al punto chiave da cui si parte, che è appunto la Galleria d'Arte, che sta ospitando già da circa un mese la bellissima mostra del pittore peruviano Vidal Bedoya, di cui abbiamo qui uno splendido quadro in dimensioni più piccole di quelli presentati in precedenza nelle nostre due ultime puntate. È un quadro dei colori stupendi che rievoca proprio l'anima andina, sono colori che provengono in qualche misura come tonalità appunto dalla foglia di coca, che è l'albero e la pianta dominante, diciamo, nella vegetazione del Perù. Abbiamo in corso questa mostra
in attesa di aprirne un'altra con un altro beniamino della galleria, anche di Cosenza, perché ha già partecipato. No, Lorenzo Botter non è Cosentino, cioè no, è un beniamino della galleria, sì, dire, è un capostipite, perché sì, è stato più volte ospite nella galleria. Questa sarebbe la quinta volta. Perciò dico, quindi diamo annuncio di questa. Invece, ritornando, che mi era sfuggita, ha proposto anche di Vedal Bedoya, e l'associazione Le Muse ha aderito anche quest'anno, quindi è il terzo anno, all'invito della sovrintendenza per notte dei musei, sì, per cui abbiamo dato la nostra disponibilità, ed è stata una bellissima serata, perché siamo riusciti in galleria ad abbinare mondi lontani, perché c'era in corso la mostra di Vedal Bedoya, e quindi l'artista che ha potuto, diciamo, dato ulteriore spiegazione, sempre grazie anche a una persona che ha tradotto, quindi abbiamo avuto anche il piacere di far incontrare persone di madrelingua, per cui tutto è stato più chiaro per il pubblico. E sempre nel corso di quella serata sono stati ospiti, gratuitamente si intende, non tutto il gruppo, ma Alessandro e Antonio del Sabato Quartet. E allora pensare che noi quella sera abbiamo unito Lima e la Calabria, questo interscambio culturale. Unito però da un valore comune che è l'arte. Perché noi abbiamo diritto all'invito della Notte dei Musei. Quindi pensare che l'artista poi ha portato a Lima, che è rimasto incantato di questa musica, di due CD prodotti, e viceversa l'artista calabrese che ha potuto apprezzare, peraltro bravissimo perché questo conosceva la lingua, quindi ha potuto anche dialogare con e quindi lui. Questi sono momenti altissimi e di grande soddisfazione ma soprattutto per il pubblico, perché dice vabbè, stasera dove sono andata? Sono andata al Palazzo Arnone e ho visto questo, ho visitato quell'altro luogo. Però quindi sono passato anche dalle Muse Arte. Questa apertura, questa disponibilità, secondo me è il momento più alto di crescita della città. È un momento altissimo. Quindi adesso, ritornando in galleria. Quindi la mostra, quindi Vedal ha visitato i nostri musei, e vorrei dare anche un'anteprima, visto che lui quest'anno farà una grande mostra in un grande museo di Lima. È probabile che nel futuro, avendo visitato, a prescindere che se doveva fare o meno una mostra, gli ho fatto vedere tutti i nostri musei, quindi si proporrà forse nel 2013 per fare una grande mostra museale, quindi vedremo il meglio. Questi sono dei momenti, diciamo, più chiusi, più ristretti, perché diciamo, ha fatto già una prima mostra. Io, prima di proporre un artista in una maniera più ampia, ci voglio lavorare, perché non è possibile, ecco, proporre, sbattere in prima pagina e come hai lavorato mostro, piano, sulle opere di Lorenzo e Maria Botteri, allora, come hai lavorato, perché Botteri, siamo in chiusura. Il 9 giugno ci sarà un tributo ad Alda Merini. Ecco il tema anche della questo, prossima che è sempre una storia, è questo tributo ad Alda Merini, fatto da Lorenzo Maria Botta. Anche questo non è una cosa inventata dalla sera alla mattina. Se ne parlava di questa mostra già qualche anno fa, tanto è vero che ci sarà una mia cara amica che reciterà una poesia dedicata da Alda Merini a Lorenzo, che si doveva per in occasione della mostra che sarebbe dovuta tenere qui quindi, a Cosenza. Poi per una serie di eventi, di situazioni che non sono state possibili, anche per le cattive condizioni di salute, Alda Merini non è potuta venire, per cui siamo arrivati in questo momento al tributo. Perché Botteri? Botteri è stato un amico fraterno per anni di Alda Merini, quindi diciamo, io so che tanti sono stati i tributi. Botteri? Botteri viene da? Viene lui lavora e opera a Milano, la sua origine di provenienza è siciliano. È un artista, diciamo, insomma, importante, che ha al suo attivo 400 mostre, insomma, è un personaggio che si sa anche vendere molto bene, spendere molto bene, cioè riesce a portare, a comunicare il suo modo artistico in tutte le parti del mondo. Non è una persona, anzi è una persona abbastanza frenetica, la peculiarità più apprezzata da un artista è proprio il suo modo di comunicare. Di comunicare. Perché tante volte, quindi ritornando ad Alda Merini, ha avuto una lunghissima frequentazione, per cui penso che ci darà
ci offrirà delle novità. E vorrà riproporre in qualche modo, non so come, così mi avrebbe comunicato, l'ambiente, la situazione, le stanze, l'intimo di Alda Merini. Benissimo. Quindi sarà un'occasione particolare, perché è per, la quale invitiamo i telespettatori il 9 giugno al Vernissage, sperando che non succedano altri cataclismi. Non succederà assolutamente nulla al Vernissage, appunto all'apertura della mostra di Lorenzo Maria Bottari. Noi ringraziamo Miriam Peluso, che appunto è la rappresentatività femminile proprio dell'attivismo culturale di questa città. Noi annoveriamo anche un'altra signora che, credendo proprio nell'attività culturale, sponsorizza insieme alle Musee Arte questo programma, che è appunto Katia Rao, che mia amica. Appunto, che in realtà è il punto di riferimento di uno storico marchio che commercia appunto in calzature sin dal 1959, che ha sede appunto in Piazza Kennedy a Cosenza per la parte femminile. La parte maschile ce l'ha di fronte alla Fontana di Giugno, giusto per intenderci, più all'inizio di Corso Mazzini. Salutiamo anche lei, approfittando della presenza appunto prestigiosa. La saluto anch'io, ci fa camminare ci fa volare sulle strade. Saltando qualche buca, che ci auguriamo che il nuovo sindaco, insomma, avrà modo di mettere a posto. E la mia è una battuta, siccome si è parlato di buche in continuazione. Ricordiamo anche un'altra cosa a proposito di Le Musee Arte. Attraverso Le Musee e la Galleria Le Musee ho avuto modo di conoscere un artista veramente internazionale. Si tratta di Olga Minardo, che appunto ha esposto anche lei, mi pare prima di Natale, lì alla galleria, alla quale ho commissionato proprio per affetto, un'opera che costituirà l'unica scena dietro le mie spalle per il mio prossimo recital, che partirà appunto quest'estate e che sarà interamente dedicato al sogno, alla valenza nel sogno, nelle opere di Edoardo e di Salvatore Di Giacomo. Nella scena sarà effigiato, sarà emulato questo sogno da un'opera appunto di Olga Minardo, che vedrete esposta, che vedrete poi esposta nella galleria Le Musee di Miriam Peluso. Fammi chiudere dicendo che le nostre attività sui 150 anni ancora non si sono concluse, no? Si concluderà a giugno, il primo semestre. Benissimo. E inviterò, continueremo a parlare dell'Unità d'Italia. Benissimo. Con un libro proprio sul contributo della Calabria dal 1799 al 1861, relatore. Adesso guarda, in questo momento siccome è anche stato un candidato politico, forse è meglio non nominarlo. Sì, meglio nominarlo. Lasciamo questa curiosità, che si potrà essere soddisfatta appunto passando dalla galleria. Grazie a tutti voi per l'attenzione, come al solito, e arrivederci alla prossima settimana. Rao Calzature, lo storico marchio cosentino che cammina con noi dal 1932. Stile italiano su prodotti esclusivamente italiani. Rao è moda, elegante e sportiva, per la donna e l'uomo di oggi.
leader nella linea Comfort. Punti vendita in piazza Kennedy e corso Mazzini 19. Outlet in via Miceli 7 a Cosenza.